Siamo con Nicola Bertoglio nel post partita. Ci siamo lasciati, caro Nicola, prima della fine del 2019 con una sconfitta in volata. Oggi finalmente, dopo un mese ormai senza la vittoria, la squadra è tornata al successo. 60-71 il punteggio finale per lo Sporting Milano 3 sul campo di Cernusco. Partiamo da qui, Nick. Allora, sicuramente ci voleva la vittoria, perché vincere aiuta a vincere e un'altra sconfitta sarebbe stata onestamente pesante. Non è stata una bella partita, molto nervosa, molti contatti, molti falli, però il fatto veramente positivo è stata la voglia di vincere che ci abbiamo messo, soprattutto nel secondo tempo, lottare su ogni pallone, anche al limite di quello che permette il regolamento, senza cattiveria, ma provando a lasciare proprio tutto sul campo per vincere, come ci ha detto Sandro, allenatore più volte, vincere ogni possesso. Senti, nel primo tempo tu hai dato un po' la scorsa con un paio di triple, un paio di giocate anche difensive, hai provato a trascinare i tuoi compagni. Nel secondo periodo anche, in particolar modo direi nel terzo quarto, credo che tu sia stato il protagonista principale dell'allungo, ecco. Sì, diciamo che la mia caratteristica è essere abbastanza un giocatore di striscia, nel senso quando segno prendo fiducia e tiro di più. Quindi ho avuto la fortuna di essere stato messo bene in ritmo dai miei compagni e i tiri sono entrati e è andata bene. Quindi in difesa ci provo sempre, poi in attacco ci sono volte in cui va meglio, volte in cui va peggio, ma l'importante è riuscire a giocare con fiducia, a dare tutto. Ringraziamo Nick Bertoglio per essere stato qui con noi e vi diamo appuntamento la settimana prossima per l'ultima giornata del giro di andata in casa contro Roma. Grazie a tutti gli spettatori, ci vediamo sabato prossimo sugli spalti del Palavasiglio.